Stacco il metronomo, un attimo. Come stai? Tutto bene. Te? Sì, tutto ok. Che stai facendo? Ah, stavo suonando, mi sto esercitando. Ah, ma figo! Sì, sto studiando chitarra. Ah, studi chitarra? Con chi? Con Michele Capraro. Michele Capraro? Quello è matto. Lascia perdere. Perché? È un fissato. Ripete sempre le stesse cose quando fa lezione, mille volte. Sì, vero, però io vedo che questa cosa mi aiuta, perché se lui mi ripete parecchie volte le cose io riesco a capirle meglio. Sì, ok, però... però... però cosa? Vabbè, lascia perdere. Comunque, secondo me non ci deve andare da lui. Perché? Perché? Perché ti stressa col metronomo. Mi stressa? Sì, ti fa fare 3000 esercizi col metronomo, devi contare il tempo. 1, 2, 3, 4. Sì, mi fa usare parecchio il metronomo, però penso che questa cosa mi aiuti a sviluppare meglio il senso del tempo e del ritmo. Credo che sia una cosa buona. Sì, ok, però... però... però cosa? No, vabbè, niente, lascia perdere. Comunque, secondo me non ci devi andare a lezione. Perché? Perché ti fa studiare gli accordi, sempre, a catena. E cioè? È fissato con le 12 posizioni di accordi, ti fa studiare quelle. E ci sono solo 12 posizioni di accordi, ce ne stanno molte di più. Ma guarda, sugli accordi, seguendo il suo consiglio, ho visto che riesco a suonare veramente tantissime canzoni conoscendo le 12 posizioni fondamentali, poi mi studio le altre. Però ho imparato solo 12 posizioni e suono tantissime canzoni. Minimo sforzo, massimo risultato. Sì, ok. Però... però... però cosa? No, vabbè, niente, niente. Lascia perdere. E comunque, secondo me, non ci devi andare a lezione da lui. Perché? Perché è fissato con un film, Karate Kid. Ah sì, certo, me ne ha parlato. Me ne parlava sempre il suo insegnante di chitarra, Gianni Catalano. L'avevo già visto anni fa, l'ho rivisto quel film. Sì, ma ti pare che vada a fare lezioni di chitarra e questo mi parla di film? Ma c'è un grande insegnamento in quel film che riguarda anche la chitarra. Che c'entra con la chitarra? Quando il maestro Miyagi fa vedere a Daniel San come lavare le macchine, come dipingere lo steccato, fa vedere già a Daniel San quali sono le mosse di karate. Nel corso di chitarra di Michele è un po' la stessa cosa. Negli esercizi sono contenute già parti delle canzoni che tu andrai a suonare. Sì, ok, ok. Però... però... però cosa? Ah, vabbè, niente, niente. Lascia stare. Comunque, secondo me, non ci devi andare a lezione. No, no. Ti fa studiare la teoria. Che mi serve la teoria? Sì, è vero, sulla teoria hai ragione, però da un certo punto in poi la teoria ti serve. Cioè? Perché come mi dice Michele, se tu riesci a imparare la teoria e la porti nella pratica, riesci a capire meglio quello che suoni. È un po' come se guidi una macchina e non sai qual è il freno, qual è l'acceleratore, qual è la frizione. O come se guidi una macchina col cambio automatico e non sai qual è il freno e qual è l'acceleratore. Sì, ok, però... però... però cosa? No, niente, niente. Lascia stare, lascia stare. E comunque... e comunque perché non ci devo andare a lezione? Ah, perché è fissato con le scale, è in fissa con le scale. Sta in fissa. È in fissa con le scale. Ti fa studiare il metodo a due diteggiature per corda. Per ogni corda devo sapere due diteggiature, ma vi posso ricordare tutte queste scale? Bah. Sì, il metodo di diteggiature per corda come glielo fece studiare il suo insegnante di chitarra, Gianni Catalena. Ma mi sembra un buon metodo. Ti serve a conoscere la tastiera della chitarra. Se conosci la tastiera, riesci a suonare in modo più facile sia gli assoli delle tue band preferite, dei tuoi chitarristi preferiti, sia i tuoi assoli. Sì, ok, ok, però... però... però cosa? No, vabbè, niente, niente. Lascia stare. E comunque... e comunque? Sì, dimmi, dimmi, non ci devo andare. Perché?
perché ti fa leggere la musica, studiare la musica, la lettura degli spartiti. Ma che mi serve? Sai che è rottura leggere gli spartiti? Sì, sulla lettura a prima vista ti do ragione, è una rottura, però mi ha aiutato anche quella. Spiegati meglio. Perché quando ad esempio ascolto la ritmica di un brano, riesco subito a capire quali sono le pennate e come eseguirla velocemente. Il mio approccio è più veloce. Vero. E per gli assoli? Per gli assoli è la stessa cosa. Riesco a dividerlo meglio in parti e a scrivermi lo spartito abbastanza facilmente. Sia assoli semplici che assoli difficili. Certo, c'è da studiare. Sì, ok. Però cosa? No, niente, lascia perdere. Lascia perdere. E comunque, mi hai capito. Sì, ok, ho capito, non ci devo andare. Ma perché? Sì, perché ti fa studiare l'armonia, le scale, i modi. Ma se non studi l'armonia non capisci quello che fai quando fai un assolo. Ma se devo fare un assolo guardo un tutorial, che mi interessa? O ti perdi una nota e non riesci più a suonare. Non capisci gli assoli fatti dai tuoi chitarristi preferiti e non riesci a suonare nemmeno un tuo assolo. Sì, ok. Però cosa? Però niente. No, vabbè. No, niente. Lascia per... Sì, lo sai che voglio dire. Sì, lo so, non ci devo andare. Perché? Perché rompe le scatole con l'impostazione, con la tecnica. È vero, sul discorso della tecnica sì, è veramente un rompiscatole. Però con lui ho risolto un problema di tecnica e di impostazione che avevo. L'ho risolto definitivamente. Sì, lui dice che se hai una buona impostazione e una buona tecnica suoni bene due note o 2000 note. Ma secondo te pure chi comincia può creare una buona impostazione e quindi una buona tecnica? Sì, certo, è meglio insegnare da zero che correggere. Quindi anche chi comincia da zero può crearsi una buona impostazione e una buona tecnica. Importantissimo. Sì, ok. Però... Sì, però, ho capito. Però... Però cosa? No, niente. Lascia bene. Sì, ho capito. Non ci devo andare a lezione da lui perché? Perché? Dai, forza, che devo tornare a studiare. Dai. No, perché ti fa studiare il fraseggio per gli assoli. Ti dice che devi pensare le frasi. Ma io posso pensare le frasi? Io voglio suonare subito. Certo che devi pensare le frasi. Quando parli, non pensi a quello che dici. Oppure butti parole a caso. Ti serve proprio a quello pensare il fraseggio. Sì, ok. Però senti, dato che ho cambiato telefono, ho perso il suo numero. Me lo ridai? Lo voglio contattare tu. Ok, poi te lo mando su WhatsApp via messaggio. Ti mando il numero, così lo contatti. Lo richiamo. Ok, torna a studiare. Ciao amiche. Parlo con Michele Capraro? Sì. Ciao maestro, ti ricordi di me? Sono Miki. Miki, ciao, come stai? Ah, io bene, a te? Io bene. Dimmi. Senti maestro, ti ho ricontattato perché volevo cominciare a studiare di nuovo chitarra con te. C'è la possibilità? Hai qualche posto libero? Devo guardare un attimo l'agenda per vedere se è rimasto qualche posto libero. Un attimo solo. Ok. Attendo in linea. Pronto? Purtroppo mi spiace, non è rimasto nessun posto libero. No maestro, ti prego, trovami un posto. Voglio cominciare a studiare di nuovo chitarra seriamente con te. Per favore, trovami un posto. Mi spiace, l'unico posto libero che ho lo riservo sempre al primo allievo della mia scuola di chitarra. Il tuo primo allievo? Chi è il primo allievo della tua scuola di chitarra? Chi è il primo allievo della mia scuola di chitarra? Michele Capraro. Come potrei chiudere? Ah,
Ciao.